là, finisce così e poi attacca il secondo brano. Vi ricordo sempre con Richard Benson. Devo dire, c'è una storia vera che io ho raccontato, poi abbiamo deciso di escludere quella trasmissione lì e un'altra volta andò male la voce col microfono e successe un casino, per cui ogni volta che volevo raccontare questa storia vera che riguarda mia zia, non sono mai riuscito a raccontarla e la voglio raccontare stasera. Siamo vicino a Natale e a Natale bisogna non abbandonare gli animali ma stare vicini agli animali. Ok, per cui è una storia di animali. Eccola qua. Mia zia ha un cane. Questo cane è negli anni diventato molto amico del coniglio della casa vicino del signor Jones. Mia zia si chiama Janet e ha un cane. E il suo vicino di casa, che si chiama il signor Jones, c'ha un coniglio. Questo cane e questo coniglio sono diventati amici per la pelle. Giocano sempre insieme, stanno sempre insieme. Ecco, questo un po' il discorso. Una mattina, di prima mattina, il cane con la zampetta a casa di mia zia bussa alla porta, mia zia apre e vede, spaventatissima, il coniglio nella bocca del cane. Il cane come se avesse morso la gola di questo coniglio e il coniglio è morto. Mia zia dice, il signor Jones, adesso sono le 7 di mattina, lui è andato già alle 5 del mattino per prendere il treno perché abitano a Dover e devono arrivare 2 ore a Londra col treno. Quando tornerà verso le 6:30, 7 di sera, troverà il suo coniglio a cui tiene in una maniera esemplare morto. Mia zia non sa cosa fare, veramente, si trova in panne. Si mette a girare su se stessa, pensa che ripensa. E allora, siccome in Inghilterra si usa in questi piccoli paesi tipo Dover, eccetera, mettere la chiave sopra il portone o sotto una pianta, eccetera, perché non succede mai niente da quelle parti, per fortuna, escogita uno stratagemma. Questa è una storia vera. Lo stratagemma sarebbe questo. Il cane è venuto con in bocca il coniglio morto, come se l'avesse preso per la gola, cioè una mozzicata alla gola e ammazzato. Allora decide di prendere le chiavi della casa vicino del signor Jones, di prendere il coniglio e di rimettere il coniglio nella gabbia. Ecco, a questo punto mette il coniglio nella gabbia, chiude il portone del signor Jones, ritorna a casa e aspetta l'ora fatidica che torna il signor Jones dal lavoro. A un certo momento il signor Jones torna, apre la porta e mia zia sente questo. Oh mio Dio, no! Mio Dio, che è successo adesso? Madonna.
donna, devo correre di corsa dal signor Jones, ha trovato il coniglio morto in gabbia, chissà che cosa è successo. Mia zia corre dal signor Jones. Il signor Jones le dice: cara signora Janet, mia vicina di casa, è successo un fatto veramente emblematico. Io stamattina mi sono svegliato alle 5 e ho trovato il mio coniglio morto nella sua gabbia. Che cosa ho fatto io? Ho preso il coniglio, sono andato in giardino, ho scavato una fossa praticamente e ho ricoperto di terra facendo una tomba per il mio coniglio. Adesso questo coniglio da morto è ritornato nella gabbia! In fondo era successa una cosa molto semplice. Il cane, sveglio, aveva visto il signor Jones che tumolava, diciamo, con la terra il suo coniglio, è andato a scavare, a scavare, a scavare per ritrovare il suo amichetto, se l'è messo in bocca e è andato a casa di mia zia. Questa è la storia. Può succedere anche questo. Sempre con Richard Benson, sempre Televita, mercoledì 22.05, venerdì 22.35, il grande Luca Di Noia alla regia! Il grande Stefano Sarcina, non scordiamoci anche Esther Esposito che oggi se la piglia comoda! Ma tra poco avremo nuovi adepti, che arriveranno come Andrea, come si chiama? Andrea Rosso, lo dico bene, Andrea Rosso, l'ho scritto qua l'altra volta, Andrea Rossa, il nuovo aggregato, no, volevo dire un'altra cosa, il nuovo proselito, usando un parafrasario alla Archini. Il nuovo proselito, Andrea Rossa. Ok, andiamo avanti con la musica. E sono veramente forti. Un gruppo norvegese che si chiama Mind's Eye, vero? No, Mind's Eye è un'altra cosa ancora. Ma che sto dicendo? Ma mi sta dando di volta proprio il cervello a forza di seguire questi, con tutte queste storie, con questi principi veneziani decaduti, rimorti, rinati. Queste è non lo so, è altro che confraternita. Questo è il simposio del metallo. Questo è il simposio del metallo. Finalmente ci siamo arrivati alla collina, laddove Cristo è diventato un edicolante che sta vendendo Bibbie usate, e uno del paese sotto, nel villaggio sotto, si inchioda ogni mattina le mani sul suo portone, semplicemente per ferire il tramonto di Cristo. Sentiamo la musica, vai! Sì,